e speriamo che non piova, perché questo è il detto di alcuni, cittadini qui di Focene. Stiamo da anni, da quello che mi posso ricordare, dal 74, che stiamo con rischio inondazione ed erosione del mare. Comunque siamo un pochino più attuali. Il 5 gennaio potete anche riscontrare dai giornali o da internet semplicemente. La Califano affermò che era una cosa urgentissima proteggere la riserva con diga soffolta, non so se lo vedete, diga soffolta, la diga sommersa. Noi questo non l'abbiamo visto, dice nei prossimi mesi, l'hanno affermato anche Pagliuca e altra gente che c'era, di sicuro, di certo, tra pochi mesi noi inizieremo a lavorare, e questo non è successo. O aspettano un'ordinanza di scombro come fu fatta anni fa dalla parte di Focene Sud, o aspettano che il mare ci porti addirittura via. Tempo per salvare le nostre dune, che poi lì hanno fatto un lavoro bellissimo, non esiste più. Anche lì vorremmo sapere quanti sono stati i costi, come li hanno spesi, la ditta che hanno chiamato. Ma io mi chiedo, ma è possibile che non esista un ufficio comunicazione che lavori a Fiumicino, dove emetta dei comunicati stampa con i documenti allegati, specialmente quelli della regione, dove dicono il 9 marzo del 2021 che a Focene sono stati stanziati 2,6 milioni di euro, che neanche so leggerli bene, mai avuto in vita mia, che serviranno alla messa in sicurezza da parte della costa nord fino a interessare anche Fregene. E questo lo ha commentato la Califano. Abbiamo anche altri articoli, andiamo a finire addirittura nel 2019, c'è un bell'articolo dove dice erosione a Fregene, Pietro Santi, in 6 anni nessun intervento dal comune e dalla regione, e questo ci riporta nel 2013, anche perché poi ricerche in passato, basta scrivere Focene erosione e ce l'abbiamo da un'epoca. Quindi è inutile che adesso si rifarà, come l'hanno chiamata, la passerella di tutti quanti da parte della regione, degli incaricati della regione, che venga il comune, che venga a farsi una bella passeggiata qui, ci ridice un'altra volta questa storiella che ce l'abbiamo stampata in 2000 pagine, ma noi vogliamo un documento scritto, che l'ufficio comunicazione del comune o chi per lui faccia un comunicato e alleghi i certificati, i documenti, perché noi oramai delle chiacchiere non ne possiamo più. Abbiamo detto che se stanno verrà giù tantissima pioggia e ci sarà allegata, noi verremo con i materassi a dormire al comune e lo faremo. Vi comunico, tanto per informazione, che qui abbiamo delle donne incinte, degli anziani, che non possono, in caso di qualsiasi emergenza, l'ambulanza non potrà mai venire qui per la grande acqua che c'è. Quindi aspettiamo che qualcuno ci risponda, ma qualcuno seriamente, vogliamo vedere nero su bianco, ormai delle chiacchiere, che venga il capo del comune, che venga quello o quell'altro, a noi non ci interessa più, non vogliamo vedere più nessuno, vogliamo documentazione, documentazione e documentazione, perché non è riservata ma è pubblica, i soldi sono nostri. Grazie.